No, certo, una cosa che mi veniva in mente ascoltando la descrizione della democrazia interna al Movimento 5 Stelle che faceva Nuti era appunto quella del centralismo democratico dell'antico Partito Comunista Italiano, nel quale si discuteva in maniera animata, anche cruenta, all'interno del Comitato Centrale, però poi dopo il dissenso non era più ammesso. Io credo che sia un elemento importante quello della democrazia interna dei partiti e dei movimenti, anche in funzione della riforma del finanziamento pubblico o parapubblico dei partiti stessi, perché un elemento chiave saranno le regole del gioco interno per accedere ai finanziamenti pubblici e anche ai finanziamenti dei privati. Detto ciò, io sono molto d'accordo però con le cose che ha detto Nuti sull'assetto istituzionale, perché noi siamo un paese che ha scarsa memoria. Senza andare nella Prima Repubblica, ricordiamoci che il governo Monti, come dire, imposto tra virgolette dal presidente Napolitano, aveva un patto non scritto col Parlamento italiano. Il governo avrebbe fatto il risanamento dei conti pubblici e l'ha fatto, purtroppo pesando moltissimo, usando moltissimo la leva fiscale, ma non correggerei le cose che diceva prima, perché la ragione per cui oggi siamo fuori dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo lo dobbiamo al governo Monti, non al governo Letta. E sono d'accordo, e quindi il patto era il Parlamento fa le riforme istituzionali, è più o meno le cose che diceva Nuti. Oggi fa impressione vedere come si sia spostato il dibattito su una questione che secondo me non è all'ordine del giorno. Anche questa ragione i crimi, cioè è singolare, perché non è francamente la questione centrale di fronte all'opinione pubblica quella del semipresidenzialismo, del presidenzialismo, della riforma della forma di governo. Sono altri i temi. Uno di questi è la riforma della legge elettorale, non quello dell'assetto di governo dello Stato. Non quella dell'assetto di governo dello Stato. Onorevole Nuti, senta, ecco, quando lei sentite parlare di democrazia all'interno del movimento, soprattutto di dovervi considerare ormai parte della macchina politica, chiaramente con il vostro passo e con il vostro modo di volervi esprimere, di voler cambiare le cose, ma insomma la richiesta che arriva un po' da tutte le parti di non essere il signor no. Di antica memoria di Mike Bongiorno, lei magari neanche se lo ricorda, io sì, e insomma dire sempre no. Ecco, questo sembrerebbe essere uno dei principali punti a sfavore del lavoro del Movimento 5 Stelle con gli altri partiti. Ma noi, come abbiamo detto, in questo caso l'ho detto proprio io nel discorso dove non abbiamo dato la fiducia, abbiamo detto che noi siamo pronti a dare dei sì, qualora si tratti delle modifiche, delle leggi per il bene comune dei cittadini. Certo, non ci si può chiedere di non dire no davanti a una finta abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti. Bisogna sempre vedere qual è l'argomento e non ragionare a priori, ovviamente. A riguardo dei dissidi interni che non si può avere un'opinione differente, faccio presente che non si sta parlando di avere opinioni differenti su alcune proposte di legge, come è normale che sia e come avviene. Stiamo parlando di mettere in discussione quelli che sono i pilastri di un gruppo parlamentare e che sono stati accettati da tutti nel momento in cui ci si è iscritti al gruppo parlamentare. Senta, ma le chiedo, Solo lei... per precisare per questo. E precisare, soprattutto lei... noi non siamo sempre no. Anche perché qualche giorno fa abbiamo votato una mozione presentata da Giachetti, un deputato del PD, che chiedeva l'abolizione del porcellum. Poi tutti gli altri hanno votato no. Senta, lei le lezioni di televisione le ha già fatte, sembra non averne assolutamente bisogno, ma insomma, rientrerà nel gruppo di coloro che verranno allenati a prendere parte ai programmi TV? La ringrazio per il complimento. Sì, comunque sì, faccio parte di questo gruppo anche in quanto prossimo capogruppo e portavoce del Movimento 5 Stelle. Allora, tra poco vi diamo anche la ringrazio, Scusi, onorevole Nuti, la domanda Twitter che parte proprio, la nostra domanda Twitter, sapete che ci piace tantissimo coinvolgervi tutti quanti, parte proprio da Grillo, presidenzialismo, Berlusconi vuol farsi eleggere presidente duce d'Italia con l'aiuto delle TV. Che cosa ne pensate, onorevole Bianconi, lei che ne pensa? no, io penso che Grillo ha il suo modo di esprimersi che in questo momento non fa bene alla causa dell'Italia, ma sono problemi suoi. Si presenta, prende i voti, dice quello che vuole. Io sono più preoccupato semmai dal fatto che si riesca a far sì che il movimento di Grillo debba poi essere al centro di cose piuttosto curiose. Questi si sono presentati contro tutti,
Dopodiché, appena finite le elezioni, si è preteso che dicessero sì a tutto. Sono esattamente coerenti con quello che erano, dicono no a tutto meno che alle cose che gli piacciono. La trovo veramente curiosa questo fatto di avere rammarico che chi ha preso i voti nel nome di una certa politica, una volta seduto in Parlamento, faccia invece la politica di quelli che li chiamano a fare alleanze organiche di governo, eccetera. Questo non è il movimento di Grillo. Poi ha altre stranezze questo movimento, ma su questo punto mi pare che non abbiano torto. Sono fuori da questa circolazione, infatti secondo me sono dannosissimi, ma sono fuori, sono coerenti. Si discute su questa cosa qui, ma non si può chiedere a questa gente di fare quello per la quale non hanno chiesto il voto né sono stati votati. Onorevole Nuti, io una tessera onoraria la darei però a Bianconi, adesso non so se abbiate già aperto il tesseramento, ma insomma mi sembra che quantomeno a livello di coerenza... dica Bianconi. No, diciamo che in questi anni la politica non ha dimostrato molta coerenza, fino ad oggi purtroppo non è stato così, e questo risulta essere un po' anomalo agli occhi sia dei media che dei giornali. Anche per questo noi stiamo puntando alla presidenza della Commissione di Vigilanza Rai con Roberto Fico, non per avere un'informazione del Movimento 5 Stelle a nostro favore, che non ci interessa, ma per avere un'informazione imparziale e che possa fare del bene a tutto il Paese, che possa far abituare tutti i cittadini a quei concetti e quei principi che forse in questi anni abbiamo un po' perso. Informazione, la ringrazio onorevole Fioroni. Conferma la direzione e l'ordine del giorno sulla forma di governo, ci saranno tanti documenti di questo tipo. Beppe Fioroni, deputato del PD, onorevole Stumpo, lei lo sa, ma replica chi gli chiede se domani alla direzione del Partito Democratico presenterà un documento per un referendum nei circoli PD sulla riforma della Costituzione e la forma del governo presidenziale, semipresidenziale o parlamentare. L'ho già letta sui giornali, io personalmente penso che i gruppi dirigenti debbano avanzare una proposta, questa proposta deve essere anche in qualche modo discussa. Poi è una delle nostre possibilità quella di andare direttamente ai nostri iscritti a scegliere e a far scegliere la linea politica, per cui se Fioroni ed altri ragionandoci non trovo la cosa così sconvolgente, essendo appunto nelle possibilità democratiche del Partito Democratico quello di far scegliere ai propri iscritti cose importanti come questa. Naturalmente e allunga i tempi di più, però se nelle volontà della direzione c'è quella di ascoltare e far scegliere gli iscritti è un motivo in più. Ma di voi non avete votato la mozione Giacchetti che avrebbe comunque risolto un problema? Ma perché almeno è influente? Per una questione semplice. Queste sono le cose Bianconi, insopportabili del Bianconi, movimento di Grillo. Una mozione è influente. Posso Bianconi chiedere? È completamente ininfluente, è soltanto uno spot pubblicitario. Allora, dentro i meccanismi parlamentari, bisogna che un pochino centriate, se no veramente non fate dei danni. Non la riconosco. Bianconi, Stumpo, diceva? No, il dato è questo, noi abbiamo detto che in questo momento serve innanzitutto dare non soltanto una legge elettorale che segua quello che la Corte dirà e il Presidente della Repubblica hanno indicato come prospettiva, bisogna dare un ragionamento complessivo di riforma, perché altrimenti non basta dire cambiamo la legge per dare la governabilità col bicameralismo e quant'altro, che in un momento come questo dire si torna al Mattarellum, cosa che tra l'altro non è neanche così, per cui era una mozione di intenti, non una possibilità, che non serviva a nulla. Non serviva neanche a dare un contributo positivo verso una riforma complessiva. Noi abbiamo ritenuto che in questo momento, e vale oggi e varrà per i mesi con i quali ci impegneremo, bisogna dare una risposta definitiva al problema della legge elettorale e istituzionale del Paese, solo per questo. Formisano, onorevole Formisano. No, su questa questione per la verità facciamo un po' di chiarezza. Non è vero che è ininfluente. Se fosse passata quella mozione in qualche modo avrebbe vincolato. E tengo a precisare e a ribadire che 1.200.000 cittadini della Repubblica Italiana qualche anno fa, non più di due anni fa, avevano chiesto esattamente quello che Giacchetti diceva. Quindi posso non è questo, perché così gli italiani poi ci devono capire una volta per tutti. Allora si dice che questa legge è incostituzionale perché chi ottiene il 30% ha un premio di maggioranza enorme, elevatissimo. Benissimo. Dovessimo tornare al Mattarellum. E con un sistema attuale tripolarizzato, se non quadripolarizzato, potrebbe essere che con il 26%
uno possa prendere il 75% dei collegi. Sono ipotesi, posso completare? No, siccome questo è un'ipotesi e quello è un'altra. Vorrei che noi ragionassimo delle cose vere e non delle teorie. Però faccio completare Fabisano, poi devo andare da Nuti, Quindi, non è vero che era ininfluente, diciamo che può prevalere un ragionamento di buonsenso. Ci accingiamo a cambiare l'assetto costituzionale, poi scegliamo la legge migliore rispetto all'assetto nuovo che ci diamo. Questo è solo questo. Però dire che è ininfluente è profondamente sbagliato. Così come pure, qui lo voglio dire, perché bisogna dirlo, non è affatto vero che con il disegno di legge presentato nell'ultimo Consiglio dei Ministri non si sia abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Chi dice che non si è fatto niente, che è un trucco, dice cose non vere. Nuti, perché per voi è un trucco? Beh, basta dire che da qui al 2017 i partiti continueranno a prendere 230 milioni di finanziamento pubblico ai partiti. Noi invece abbiamo, come sapete, rinunciato a 42 milioni e abbiamo presentato una proposta che prevedeva il fatto che da ora in poi non venissero più erogate le restanti rate. Certo. Che mancavano. Ma se qualcuno quindi pensa è ben differente, se poi se vogliamo parlare della truffa del 2 per 1000 lo possiamo fare. Ma così non va bene però. Così non va bene. Nuti, così non va bene. Certo. Non va bene perché certo che non va bene. Il vostro per voi rappresentante non va bene. Di Roma no, ha fatto una pubblica dichiarazione di molti minuti per il quale ha detto che lui ha perso perché non ha i soldi degli altri partiti. Voi dite da una parte che vendete i soldi, poi quando vi fa comodo vi ricordate che i soldi non li avete. Guardi, le do l'informazione perché è a beneficio di tutti. Io guardo molta stima di quello che fate, però... Esatto, no, però, io le voglio semplicemente dare un'informazione. Che ci sia un minimo di coerenza in quello che certo, dite. Guardi, poc'anzi lei ha notato la nostra coerenza, se no non quindi si sembra, da nessuna parte. Mi sembra fate strano come, che al momento come... in cui si tratta di soldi no, non ci sia coerenza. Tutti e due insieme non possiamo parlare. Se no fate come quelli che dicono scusa, finisco un secondo solo sì, prego, che hanno abolito il finanziamento. Non è vero che l'hanno abolito, non è vero che l'hanno abolito, ma voi non potete dire non è vero perché c'è e quindi c'è, non è vero, ci sarebbe misero ma ci sarebbe, non è vero, però voi fate lo stesso dicendo che non avete che non volete soldi, poi vi però lamentate quando non ce l'avete. Avevamo pochi soldi per Roma, ecco Nuti cosa dice? No, forse manca un'informazione. Noi raccogliamo donazioni di liberi cittadini che decidono di aiutare in questo caso il Movimento 5 Stelle. No. Il problema è che gli altri partiti partono avvantaggiati perché continuano ad avere un finanziamento che un referendum di tanti anni fa, circa il 93, ha sancito che deve essere abolito e che invece non ma sì, ma c'è ben differenza rispetto a questo. Il tentativo è esattamente quello di far tornare a decidere i cittadini. Allora, intendiamoci. Il costo della democrazia non è il costo della politica degenerata. Chiunque pensa che la democrazia non abbia un costo commette un errore e probabilmente ci espone a rischi. La democrazia ha un costo, quel costo è bene che venga gestito dai cittadini. Questa è la proposta. E mi spiego perché è vero che c'è stata la riforma e si è tagliato il finanziamento. Perché o i partiti sono in grado di riconquistare la fiducia dei cittadini e quindi ottenere quel 2 per 1000, o i partiti non riescono a fare più quello che fanno adesso. Oggi noi abbiamo, anche se la legge parla di rimborso, casse dei partiti piene. E com'è possibile se è il rimborso? Questa era la truffa. Questo non avverrà più. Però no, e questo costringerà i partiti... Mi scusi, sempre per dovere di informazione corretta che a volte sfugge, non si può dire che se un partito non è credibile non avrà più soldi perché il cittadino non farà il versamento del 2 per 1000. No, perché se legge lei la legge, l'articolo 4, dice appunto che se non si dà nessuna scelta nel 2 per 1000 vanno comunque a finire i partiti. Basta leggere anche tutti gli altri articoli di giornale. Oltre che la legge. Guarda, collega, che questa è una ipotesi che discuteremo in Parlamento. No, io leggo al momento la legge, non è questa la proposta di legge del governo. La proposta è questa. Che arriva in Parlamento. Però in Parlamento il governo ha presentato la legge che dice Nuti, ha quel principio. Peraltro non vengono tagliate le risorse destinate ai gruppi parlamentari, che è stato uno degli scandali veri del finanziamento pubblico.